Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alle vostre letture del mese. Vi do un paio di novità prima di cominciare, prima di lasciarvi alle vostre letture. Prima di tutto, voglio assolutamente ringraziare tutti i miei clienti che mi hanno scritto messaggi, mi hanno mandato email per ringraziarmi perché sono stata utile. Ecco, per me ovviamente la cosa più importante è essere utile. E per me è soprattutto importante, che voi riconosciate che non sto qui per dirvi se torna o non torna come fa la cartomante di turno, ma piuttosto sto qui per darvi un aiuto concreto. Ed è per questo che metto, veramente cerco di mettere a disposizione vostra qualunque tipo di sessione voi mi chiediate, io cerco sempre di mettere a vostra disposizione il massimo di quello che realmente vi può aiutare a crescere, a evolvere, a cambiare, a imparare e sono contenta che voi lo stiate vedendo e sono contenta che lo apprezzate. Quindi un grazie a tutti quelli che mi hanno scritto messaggi o mandato email. Ma passiamo alle novità. Novità numero uno, il sito internet. In realtà è pronto già da novembre, se non sbaglio, e infatti i miei clienti e i miei studenti lo hanno saputo subito e sono stati i tester del sito. Gli ho detto, ragazzi, andate a vedere per favore, mi dite se c'è qualcosa che non va così, lo aggiusto adesso prima di pubblicizzarlo. Quindi ecco, il sito internet adesso è pronto, potete utilizzare il sito per prenotare sessioni, per vedere che cosa faccio, per vedere di cosa si tratta, non avete più bisogno di mandare un'email alla mia assistente, ad Angela, per chiedere come si svolge una sessione, perché trovate lì tutto, ma non solo, potete anche utilizzarlo per acquistare i videocorsi. Solo l'unica cosa è che potete acquistare tramite sito solo se avete PayPal, perché per il momento l'ho agganciato solamente al pagamento di PayPal. Ma ad ogni modo avete lì tutte le informazioni anche sui videocorsi, quindi se volete conoscere il programma, volete sapere come è svolto un corso, ecco, potete andare a guardare il sito internet www.vocidagliangeli.com. Altra cosa legata al sito internet, se siete stati miei clienti e non lo avete ancora fatto, vi prego lasciatemi un testimonial sul sito. Moltissimi di voi lo hanno fatto già il giorno stesso in cui gliel'ho chiesto, è bellissimo, cioè già i primi testimonial sono arrivati tutti lo stesso giorno, cioè la data sembra finto, sembra che me li sono scritti da sola. Però ecco, chi di voi non mi ha ancora scritto un testimonial, mi fareste intanto un grandissimo favore, ma penso anche che lo fareste agli altri, perché molti magari non mi chiedono una consulenza perché non sanno se possono fidarsi, non sanno, non conoscono la qualità del lavoro che faccio. Quindi ecco, se voi descrivete la vostra esperienza in modo onesto, questo è quello che vi chiedo, di scrivere tutto quello che avete pensato, di scrivere se vi è servita, se non vi è servita, ecco, siate onesti, ma scrivete un testimonial sul sito perché potrebbe essere utilissimo sia a me sia agli altri per sapere se vale la pena oppure no. Seconda novità, il videocorso di magia d'amore, finalmente, finalmente è in promozione. Ragazzi, allora, in questo momento, da questo momento fino alla fine del mese di febbraio, se non sbaglio, credo che avevo deciso come data di fare 3 settimane, 3 settimane e qualche giorno. Ecco, per le prossime 3 settimane, a partire da oggi che sto registrando, che non so che giorno è, comunque fino alla fine di febbraio, avrete la possibilità di acquistare il videocorso di magia d'amore a meno di metà del prezzo, secondo me, perché alla fine lo farò sicuramente più alto di 600-690 euro. Però per adesso, siccome io appunto aggiungo sempre roba mentre faccio i videocorsi, non sono mai contenta, ci sono sempre cose in più, poi magari i miei studenti mi chiedono, dai, metti questa, allora. Per il momento ho deciso di metterlo in promozione a 297 euro, che ragazzi è una cifra veramente ridicola per quello che è, per il tipo di materiale, per la qualità del materiale contenuto e per le informazioni, perché avete veramente dentro tutto quello che vi serve sull'argomento per essere attivi come maghi. Quindi approfittatene adesso. Dopodiché il prezzo sarà fra i 600 e i 690, forse, ma io suppongo che alla fine potrebbe anche essere di più. Però per adesso non lo so, vedrò che cosa aggiungerò, che cosa metterò, quindi poi ne parleremo alla fine, però potete comunque acquistarlo adesso, potete prenderlo in vari modi. Primo modo, il classico, mandatevi email, la mia assistente vi spiega tutto e fate ricarica su PostePay oppure pagate con PayPal e ricevete il link al quale accedere. Altro metodo, potete acquistarlo direttamente dal sito internet, oppure infine c'è nel box qui sotto a questo video, nel box trovate adesso il link dal quale potete comprarlo, sempre utilizzando PayPal. Ecco, diciamo che se avete PayPal a disposizione potete fare tutto da soli, se invece preferite fare un bonifico oppure una ricarica su PostePay dovete passare tramite la mia assistente che vi manderà lei il link.
Qualcuno ogni volta si lamenta perché non sa dove andare a prendere le cose, perché non ha l'email. Ecco, quelli di voi che non hanno indirizzo email e che finora si sono sempre lamentati perché non sapevano come prendere i miei corsi, come contattarmi, come chiedermi una sessione privata, da questo momento avete anche il numero di telefono a cui potete mandare un messaggio WhatsApp. Quindi il numero di telefono è 338-8191-267. Potete inviare un messaggio WhatsApp, ma questo è proprio il caso d'emergenza. Se non avete email, se non avete PayPal, se non avete altro modo, allora potete contattarmi tramite WhatsApp. Però diciamo che è preferibile che voi utilizziate gli altri mezzi, che sono le email e il sito internet. Una cosa che però potete richiedere solo ed esclusivamente via email, perché non la sto pubblicizzando sul sito internet, è che se volete tutti i corsi di tarocchi, quindi arcani maggiori, arcani minori e tarologia avanzata tutti insieme, rispetto al costo, rispetto al prezzo che trovate sul sito internet, se li prendete tutti insieme avrete uno sconto speciale, mettiamola così. Però questa cosa non l'ho ancora messa sul sito, nella pagina del sito, quindi se siete interessati a prendere tutto il pacchetto con tutti i videocorsi di tarologia dovete mandare email e Angela vi spiegherà tutto. Per adesso ragazzi ho finito e quando adesso vi lascio i vostri video del mese. Quando avete finito di guardare il video potete cliccare sul link che arriva dopo e troverete un video che spiega esattamente di che cosa si tratta del corso di magia d'amore, cioè quindi troverete un video alla fine di questo. Se ci cliccate sopra accedete all'altro video dove spiego di che cosa si tratta, qual è il programma, di che cosa parliamo, in che modo è strutturato, insomma tutto quello che volete sapere sul videocorso di magia d'amore lo trovate alla fine di qui. Per adesso io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio dalla giungla della Costa Rica e vi lascio al vostro video del mese. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura di coppia per il segno del leone, valida per il mese di marzo. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti, guardate le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete invece conoscere i prezzi delle sessioni private, inviate una mail a vocidagliangeli@gmail.com. Stessa cosa se volete informazioni sui videocorsi disponibili. Ma iniziamo subito a vedere l'energia per il segno del leone. Abbiamo come energia generale la torre rovesciata, quindi la torre rovesciata parla di emozioni represse e parla di un grande sforzo nell'evitare di far danno parlando troppo, parla di evitare i disastri, evitare le liti, evitare le rotture, evitare di distruggere quello che di buono c'è, per mantenere l'equilibrio della coppia, per poter mantenere la solidità della coppia e quindi dare anche un'immagine esteriore di stabilità, di concretezza, di gioia anche, di benessere. Sembra importante che all'esterno gli altri ci percepiscano bene, come una coppia che comunque tutto sommato sta bene, anche se invece qualcosina da risolvere ci sarebbe, perché la torre, quando è diritta, parla di cose che devono cambiare. Quando è rovesciata parla di cose che per adesso si preferisce lasciare lì dove sono per affrontarle magari più avanti in modo diverso. Siccome di base vedo un po' di rabbia, vedo un po' di rancore, ecco, va bene, il vostro atteggiamento va bene per il momento, ma sappiate che prima o poi comunque dovete affrontare certe conversazioni, certe discussioni, non possono essere rimandate troppo a lungo. E come si sente questa persona come un asso di coppe? Ah, scusatemi, andiamo a vedere le due singole colonne. Dunque, in una colonna vedrete voi stessi, in un'altra colonna vedrete il vostro partner. Quale colonna è la vostra? Quale invece è quella del vostro partner? Lo capirete man mano che leggerò, perché vi ritroverete nell'una o nell'altra. Chi sta su questa colonna, da questo lato della stesa, si sente come un asso di coppe, ma ciò che prova per il partner è il mago rovesciato. Quindi chi sta da questo lato sente in questo momento i propri sentimenti con tutta la loro forza, rivolti però ad un'immagine della relazione che è un po' un'immagine ideale, idilliaca, un'immagine forse che riguarda anche il passato, riguarda altri momenti vissuti insieme, non il momento presente, o in alternativa riguarda quello che potreste essere come coppia, quello che potreste diventare se tutti e due riusciste a dare il meglio di voi e quindi riusciste a canalizzare le energie in modo ottimale.
Però ecco, il sentimento è forte, l'amore è sicuramente sincero, onesto, vero, reale ed è solamente, purtroppo, per mancanza di fiducia in se stessi anche che certe mosse non vengono fatte. Perché se questa persona è come un mago rovesciato, prova il mago rovesciato nei confronti del proprio partner, è perché in realtà ha una mancanza di motivazione, una mancanza di entusiasmo, una mancanza magari di fiducia in se stessa, appunto, e la paura che non ci siano le capacità per affrontare realmente alcune cose. Quindi, se si mantiene uno stato d'animo sfiduciato, difficilmente si riusciranno a fare progressi reali, piuttosto tutto quello che si può fare è evitare le liti, evitare i problemi, ma non si possono comunque risolvere. Inoltre, in realtà vedo che comunque c'è il desiderio di fare, c'è il desiderio di agire, c'è il desiderio anche dal punto di vista sessuale di rimettersi in gioco nella coppia, nella relazione. C'è il desiderio di avvicinarsi sessualmente al partner in modo diverso, in modo più attivo, in modo più passionale, ma non c'è la fiducia in se stessi anche in questo. Cosa desidera questa persona? Cosa vorrebbe? Ok, allora parliamoci chiaro, ragazzi. Se qui ci siete voi, se questa è la vostra colonna, voi in questo momento state pensando che vorreste, cioè voi in questo momento siete proprio molto focalizzati sui vostri desideri sessuali. Che se non vengono soddisfatti dalla coppia, vi viene in mente di guardarvi attorno, vi viene in mente di cercare fuori. Solo che poi voi sapete benissimo che vi sentireste in colpa da morire se faceste qualcosa del genere, quindi non lo fate. Però il punto è proprio questo: se voi vi trovate in un momento nel quale la vostra vita sessuale all'interno della coppia non vi soddisfa al 100%, è ovvio che a un certo punto, prima o poi, se la situazione continuerà ad andare in questo modo, vi guarderete fuori, vi guarderete attorno e al diavolo il senso di colpa lo manderete a quel paese e vi vivrete quello che sentite il bisogno di vivere. Qui c'è proprio un bel blocco da sciogliere, qui c'è proprio qualcosina da cambiare. Perché tra l'altro per qualcuno di voi è una cosa momentanea, ma per qualcun altro di voi è una cosa che va avanti da un po'. I leoni sono passionali, quindi non sto dicendo che il sesso per tutti voi non c'è, ma sto dicendo che non è soddisfacente, non è sufficiente. Cosa nel frattempo questa persona fa? L'asso di spade. Cosa non dice il fante di bastoni? In realtà questa persona usa molto bene il dialogo, usa molto bene le sue capacità discorsive. Questa persona cerca di esprimersi, cerca di dare nuove idee, di dare nuovi input, però è un tentativo solamente verbale o addirittura per qualcuno è solamente ideale, sono solo idee che poi però non vengono espresse o messe in pratica. Mentre invece qualcuno di voi ha l'idea, la esprime a voce, però poi non la mette in pratica con i gesti. Quindi sono cose che rimangono un po' nell'aria, nell'elemento aria, che è appunto l'elemento che corrisponde alle spade. Il fante di bastoni, tra l'altro, dice chiaramente che piuttosto che agire in questo momento per paura di sbagliare, di fare mosse sbagliate, vi continuate a caricare il peso che vi state caricando, che vi siete caricati finora. C'è qualcosa da fare. Inoltre, in questo momento sembra quasi che. No, non sembra. È proprio così. In questo momento voi avete compreso, finalmente, avete compreso appieno qual è la situazione nella quale vi trovate. Avete unito tutti i tasselli del puzzle. Avete un quadro chiaro della vostra relazione di coppia, del vostro modo di essere dentro la relazione. Avete un'idea chiara del vostro partner. Sapete che cosa avete, sapete con chi avete a che fare. Quindi ecco, nel momento in cui tutto è chiaro e questo mese sembra che aggiungerete un nuovo tassello del puzzle, sembra che acquisirete una nuova consapevolezza relativamente alle relazioni, e è lì che bisogna o accettare di andare avanti in un certo modo senza pretendere più di tanto fino a quando riuscite, oppure fare un salto. Rischiare qualcosa, rischiare una conversazione poco piacevole, però andare verso l'evoluzione. Chi si trova invece nell'altra colonna
Si sente come un re di coppe rovesciato e ciò che prova per il partner è la stella rovesciata. Quindi questa persona in realtà non ha questa persona non ha molta chiarezza su cosa realmente su non ha realmente è un po' strano, un po' difficile da definire. Allora, questa persona sente che alcune cose non si riescono a risolvere. Sente che alcune cose purtroppo non vanno, non funzionano e, dato che non ha nessun aiuto dall'esterno, deve cavarsela da solo o da sola. E deve darsi da fare. Deve darsi da fare. Ma quello che manca è o la volontà o la capacità di fare. Quindi c'è la consapevolezza di dover agire, c'è la consapevolezza che certe cose toccano a questa persona da fare, ma non c'è la capacità di farle. Perché non c'è neanche la sicurezza, non c'è la certezza, non c'è un obiettivo chiaro. E se l'obiettivo non è chiaro, da che parte tu mandi la tua energia se non hai un obiettivo chiaro? Se tu sai che cosa non vuoi, cioè se questa persona sa quello che non vuole, ma non sa esattamente quello che vuole, non può agire in maniera chiara per ottenere un effetto piuttosto che un altro. Ed ecco che infatti ciò che desidera è il fante di denari rovesciato, cioè ciò che desidera per adesso è non dovere fare, dare o esprimere, piuttosto preferisce fare un po' la vittima, preferisce sentirsi compreso dal partner, sentirsi coccolato, consolato, e quindi stare in una posizione un po' di vittimismo, mettiamola così. Qui vedo due opzioni però. Qui vedo due opzioni. Perché cosa fa questa persona? Un 5 di spade, cosa non dice una regina di denari? La prima opzione è che questa persona è molto orgogliosa, è molto caparbia, ha la testa molto dura, vuole che le cose vadano a modo suo, non è molto predisposta al cambiamento, non è molto predisposta al cambiamento. Deve vincere a tutti i costi, perché deve vincere a tutti i costi, e da qui nascono le difficoltà poi del partner. E ciò che desidera è un partner ideale, un partner che sia fatto in un certo modo, un partner che rispecchi e rifletta al 100% l'ideale, quello che secondo lui o lei è l'ideale. Quindi un partner che ci sia, che sia presente, che sia costante, che sia a disposizione, che non faccia mancare mai nulla, che sia comprensivo, che sia intelligente, che sia sensibile. Tutto, ecco, desidera tutto un insieme di cose che se non è, cioè desidera una cosa impossibile, perché una persona che non è disposta e non è capace di dare tanto, come può pretendere che l'altro dia poi così tanto? Quindi ecco, sta un po' cercando di, si sta aspettando che il partner manifesti un modello ideale. L'altra opzione, che è molto, anche molto evidente per qualcuno di voi, è che questa persona in realtà sta iniziando a desiderare qualcun altro, sta iniziando a farsi delle idee su un altro potenziale partner, su un'altra persona potenzialmente interessante, che potrebbe consolarlo, che potrebbe essere di consolazione. E sta considerando altre opzioni, sì. Per qualcuno di voi, questa persona sta considerando altre opzioni ed è per questo che per qualcuno di voi questa persona non sa esattamente che cosa prova per il proprio partner e non sa esattamente co che cosa fare perché non ha chiaro un obiettivo, perché ha più scelta, ha più opzioni. Cosa dicono gli angeli? Gli angeli vi dicono di focalizzarvi sulla vita familiare, di considerare le vostre esigenze, di mettere anche le vostre esigenze al primo posto e non solamente quelle degli altri, e di focalizzarvi sui lati positivi, comunque, focalizzarvi su quello che voi vedete e considerate positivo della relazione nella quale vi trovate. Ad ogni modo, ragazzi, se volete una lettura privata, potete inviare una mail a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima.